Fare conti con l'ambiente 2024, l'ingegnere meccanico trasportista Roberto Nicolucci, presidente di Tecno. Buongiorno Roberto. Torniamo a distanza di 2 anni sull'argomento dell'impatto che la transizione energetica comporta sulla mobilità e in particolare sulla mobilità individuale. Rispetto al 2022 possiamo affermare di trovarci di fronte a scenari meglio delineati dal punto di vista delle scelte strategiche? Ma in realtà no, a partire dalla più o meno velata frenata di Bruxelles sul tema dell'obbligo di vendere in Europa esclusivamente veicoli elettrici a partire dal 2035. Una decisione che almeno ufficialmente 2 anni fa pareva irreversibile e che oggi è stata rimessa in discussione. Si trattava peraltro di un obiettivo per diversi motivi non realistico, o quantomeno per come era stato prefigurato, e che infatti ha sollecitato, anche se un po' tardivamente, l'intervento delle case automobilistiche di alcuni stati membri, Italia e Germania in primis. Oggi si parla di un differimento di 7 anni, ma è altamente probabile che non sia neppure questa la deadline definitiva. Le case automobilistiche però hanno investito e pare che stiano ancora investendo in maniera importante sul tema dell'elettrificazione. Perché sarebbero andate in questa direzione se avessero ritenuto che si trattasse di una scelta non sostenibile nel lungo termine? Ma per diversi motivi, perché innanzitutto la comunicazione che arrivava da Bruxelles stava rapidamente portando il mercato in quella direzione, anche grazie agli incentivi previsti in molti paesi. Perché in tutti i casi fare sviluppo sulla trazione elettrica in termini assoluti non si sarebbe rivelato tempo sprecato, per il motivo che si tratta comunque di una tecnologia riversabile nell'ibrido e in una certa misura anche sulla tecnologia idrogeno. Elettrificazione non significa necessariamente veicoli solo elettrici. Non dimentichiamo il motivo principale, però: l'auto elettrica ha rappresentato il modo più rapido ed efficace da parte di quasi tutte le grandi case per prendere le distanze dal Dieselgate, il cui effetto psicologico sul mercato non è ancora oggi del tutto esaurito, anche se il Dieselgate riguardava un tipo di emissioni inquinanti che nulla hanno a che vedere con le emissioni climalteranti. E quali sono i principali dubbi sulla scelta della completa elettrificazione della mobilità? Si tratta di una scelta puramente politica o è sostenuta da motivazioni tecnologiche? Ma la scelta sembra in realtà soprattutto ideologica. Purtroppo tecnologicamente, ambientalmente, socialmente non completamente sostenibile per diversi motivi. Legati ai costi, legati alla reale emissione della CO2 nel ciclo di vita dell'autovettura elettrica, legati all'approvvigionamento delle materie prime, tra cui molti materiali critici. Un approvvigionamento che è influenzato da delicati equilibri geopolitici, che riguarda risorse non rinnovabili, anche se abbondantissime e riciclabili, quindi virtualmente inesauribili, ma prodotte prevalentemente in paesi in via di sviluppo, con costi sociali non sempre trascurabili, e per ora raffinate quasi esclusivamente in Cina. Quindi basterebbero queste motivazioni per rendersi conto di quanto sia assurdo che i paesi occidentali non abbiano preso e non prendano una posizione un po' più moderata sulla svolta elettrica. Però è indubbio che si debba andare in una direzione sostenibile anche relativamente alle emissioni di CO2 generate dalla mobilità. Questo è fuori di dubbio. Siamo in un'emergenza climatica determinata dalla mancata compensazione naturale di una quota parte di CO2 di origine antropica, alla quale anche la mobilità in tutte le sue forme contribuisce. Abbiamo abbondantemente oltrepassato i 420 ppm medi di CO2 a fronte di un valore che nell'arco dell'ultimo milione di anni sicuramente, ma probabilmente anche oltre, ha oscillato tra i 200 e i 300 ppm, quindi una fluttuazione, diciamo, che si è mantenuta fino all'inizio della rivoluzione industriale. Di questi dati c'è assoluta certezza scientifica, quindi questa rampa in continua progressione dal 1750 ad oggi è preoccupante. La sostenibilità si ottiene però con la definizione degli obiettivi, cioè con l'imposizione di un limite alle emissioni di CO2 e degli altri gas ad effetto serra, non fissando le modalità con cui raggiungere questi obiettivi. Non dico nulla di originale dicendo che è un errore lasciare le scelte tecnico-scientifiche in mano ai legislatori e ai politici. Ma esiste una ricetta per limitare in qualche modo le emissioni associate a un'attività irrinunciabile come quella della mobilità e dei trasporti?
La ricetta, come quasi sempre, è rappresentata dal buon senso, quindi da cercare di adottare la tecnologia più adatta a seconda delle esigenze e non nel cercare di adottare un'unica tecnologia che vada bene per tutto. Se l'elettrico può essere la soluzione ideale per un certo tipo di mobilità terrestre, prevalentemente per quella urbana, sia delle persone che delle merci, non lo è per altri tipi di mobilità individuale e collettiva che devono far fronte ad esigenze diverse. Di sicuro l'elettrico non è la soluzione ideale per il trasporto marittimo o per il trasporto aereo, non lo è oggi, non lo sarà neppure in futuro lontano, ma semplicemente perché ci sono soluzioni più semplici, economiche e sicure che forniscono un risultato equivalente o addirittura migliore in termini emissivi. Se pensiamo ai SAF, ai Synthetic Aviation Fuel per il settore aeronautico, o all'idrogeno o a vettori energetici secondari, quali il metanolo e l'ammoniaca, per il trasporto marittimo, o ancora possiamo pensare ai biocarburanti. Poi è vero che il rendimento energetico del processo di produzione dei carburanti sintetici è oggi molto basso, è nell'ordine di un decimo rispetto ad un utilizzo diretto di energia elettrica da parte del veicolo. È anche vero che la produzione della stessa quantità di energia sotto forma di biocarburanti, partendo da delle colture dedicate, richiede un consumo del territorio che probabilmente si avvicina a 100 volte quella che sarebbe necessaria per produrre la stessa quantità di energia con dei pannelli fotovoltaici. Ma ci sono anche tante biomasse di scarto che oggi non vengono adeguatamente sfruttate per questo tipo di produzione energetica. Quindi nelle scelte strategiche non bisogna guardare solamente i numeri, bisogna anche tenere in considerazione le esigenze delle persone singole e delle comunità, quindi garantire la loro sicurezza sociale ed economica e in generale il loro benessere. Quindi adottare il vettore energetico più adatto a seconda dell'utilizzo serve anche a questo. Esiste un termometro effettivo della situazione? Ma se prestiamo attenzione a certi media, anche ai più rinomati quotidiani e periodici economico-finanziari internazionali, abbiamo spesso una percezione distorta della reale situazione. Anche peraltro leggendo certa stampa specializzata del mondo automotive è più facile confondersi le idee che chiarirsele. C'è però una reportistica specializzata che fa capo sia alle grandi società di consulenza strategica internazionale che a diverse aziende leader nella ricerca tecnologica del settore automotive e dei trasporti, che nel tempo hanno dimostrato di essere molto attendibili e quindi, se attentamente monitorate, possono fornire un termometro della reale situazione. Da sempre poi esiste un indicatore, chiamiamolo un indicatore anticipatore, che è il mondo del motorsport nelle sue varie forme. È un'industria molto complessa, globale, tecnologicamente avanzatissima, dove si investe solamente nelle direzioni poi trasferibili in altri settori. Che se ne dica, il motorsport da sempre anticipa le tecnologie che poi si riversano sulle autovetture di serie e in generale su molti mezzi di trasporto. E quali sono questi trend? I trend sono tanti, solo per citare, perché non abbiamo troppo tempo, la manifestazione del motorsport che ha maggiore visibilità, cioè la Formula 1, i nuovi regolamenti che entreranno in vigore nel 2026 prevedono ad esempio il mantenimento di un sistema di trazione ibrido, quindi termico elettrico, però semplificato rispetto a quello attuale. Il nuovo regolamento verrà abbandonato quel dispositivo che oggi è noto soprattutto agli appassionati come MGUH, che semplificando al massimo è un dispositivo per il recupero di quell'energia contenuta nel gas di scarico che non viene sfruttata dal turbocompressore, che già esso stesso è un recuperatore di energia. Ecco, l'abbandono di questo dispositivo è significativo perché si tratta di una tecnologia molto costosa, complessa nell'ottimizzazione del funzionamento e quindi non trasferibile sulle autovetture di serie. Non a caso il gruppo Volkswagen ne aveva posto l'eliminazione dei regolamenti come presupposto per entrare nella Formula 1. E con il nuovo regolamento quindi verrà mantenuta una sola unità di recupero dell'energia cinetica e assisteremo a un rapidissimo sviluppo dei software di integrazione tra unità elettrica e unità termica, di cui presto beneficeranno anche le nostre autovetture di serie. Poi, altri segnali inequivocabili, ad esempio, non solo nella Formula 1, ma un po' in tutti i campionati, sono già da alcuni anni sono stati adottati i carburanti sintetici, quindi biocarburanti o i fuel, a seconda del caso, e che sono carburanti tutti ad emissione netta di CO2 pari a zero. E in alcuni campionati, dove è stata adottata la propulsione ibrida, si stanno sperimentando anche forme alternative di accumulo dell'energia recuperata. Ad esempio, nella Formula Indy
stanno studiando l'utilizzo dei supercondensatori al posto delle batterie di ione di litio. E non dimentichiamo comunque che ci sono diversi campionati che impiegano solo veicoli elettrici, anche questo è vero, e tuttavia in alcuni di questi adesso si sta prendendo la direzione dell'idrogeno per alimentare fuel cell o propulsori termici. Lo sviluppo della stessa Formula E, su cui molte case avevano puntato negli anni passati, pare aver perso la spinta iniziale. Poi ci sono anche controtendenze più radicali, ad esempio nel Mondiale Rally abbandoneranno addirittura l'ibrido a favore della sola propulsione termica, sempre utilizzando carburanti sintetici al 100%, quindi i trend sono tanti, insomma. Parlando di propulsore termico che ha un rendimento più basso di uno elettrico, come possiamo inquadrare la situazione? Ma allora, in termini di rendimento, diciamo che è vero, il termico ha un rendimento più basso dell'elettrico. I principi della termodinamica non li possiamo cambiare, questo è poco ma sicuro. Spesso si tende però a portare avanti anche un confronto impari tra questi sistemi. Giusto per dare qualche numero, un propulsore elettrico ha un rendimento dell'85-90%, un propulsore termico ha un rendimento, secondo i casi, tra il 20 e il 40%. È anche vero che il veicolo elettrico utilizza una forma di energia secondaria più raffinata, mentre il propulsore termico converte direttamente un'energia primaria in energia meccanica. Quindi il termico parte svantaggiato in termini di trasformazioni energetiche. Se però per le vetture elettriche consideriamo anche il rendimento del processo di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, che ad esempio in Italia il nostro ente regolatore, con il mix energetico che abbiamo, dichiara essere il 46%, vediamo che il rendimento complessivo di un propulsore elettrico risulta poi ben inferiore, insomma, al 90%. Da tutto ciò resta indipendente ovviamente l'energia che noi possiamo recuperare sia nell'elettrico che nell'ibrido a bordo delle autovetture. È anche in atto una ricerca su nuove tipologie di batterie che possono sostituire quelle agli ioni di litio, si cerca maggiore leggerezza negli accumulatori, maggiore densità energetica, l'eliminazione dell'elettrolite liquido in favore di quelli gelatinosi o solidi, anche per risolvere il pericoloso fenomeno del thermal runaway. Quindi si cercano alternative all'impiego di certi minerali critici, si cerca una maggiore rapidità di ricarica. Insomma, complessivamente l'obiettivo è quello di avere nel medio termine batterie prive di tutti gli inconvenienti di quelle attuali. Un problema che non potremo mai risolvere con l'elettrico o con l'ibrido è quello della presenza di alte tensioni a bordo dei veicoli, che oggi per garantire efficienza nell'erogazione e rapidità di rigenerazione è nell'ordine delle centinaia di volt. Lo standard nel motorsport è ormai di 900 volt e anche nelle vetture di produzione ci si sta avvicinando a questi valori. E invece dal punto di vista dell'automobilista, quanta voce il capitolo ha rispetto alla linea di sviluppo di questa transizione? Beh, speriamo che ne abbia tanto, nel senso che esistono due regole fondamentali. La prima è che nel lungo termine, per fortuna, le leggi di mercato dicono che il cliente utente ha sempre ragione. La seconda è che storicamente nessuna tecnologia si è mai affermata in via definitiva se poi all'atto pratico non si è dimostrata sostenibile da tutti i punti di vista. Quindi credo che non dovremmo dire addio agli elettroni, ma neppure alle molecole di carbonio e idrogeno, che sicuramente da due anni a questa parte hanno riconquistato terreno anche in una vasta fetta dell'opinione pubblica, anche inaspettatamente, devo dire.